Il primo faccia a faccia tra i quattro candidati a sindaco di Ortone è andato in scena ieri sera su Rete 8 in sinergia con il centro. Leo Castiglione, Angelo Di Nardo, Ilario Cocciola e Francesco Terra hanno preso parte alla tribuna elettorale di Rete 8, moderata dal direttore Carmine Perantuono e realizzata in sinergia con il centro. I quattro sfidanti hanno avuto modo di rispondere alle domande del giornalista Rossano Orlando e del direttore Perantuono sui temi più importanti e caldi della campagna elettorale. Leo Castiglione. Io l'appello che faccio ai miei concittadini è quello di dare continuità a un'amministrazione che ha amministrato 5 anni tra tante difficoltà, perché nella normalità abbiamo amministrato 2 anni e poi purtroppo con la pandemia, ma anche con altre criticità come gli incendi, le case popolari che abbiamo dovuto evacuare, siamo stati costretti a lavorare, ma non abbiamo mai perso quel senso di fiducia e quindi chiediamo loro di dare continuità semplicemente ad un'amministrazione che oggi è una macchina che corre, che ha già tanti finanziamenti nel cassetto che devono essere solo progettati, appaltati e rendicontati. Di Nardo. Io l'appello che faccio ai cittadini di Ortona è quello di votare per il centrodestra, dare fiducia ad un ragazzo di 34 anni che ama la propria città e che si è nuovamente rimesso a disposizione rinnovando l'impegno per il proprio territorio. Abbiamo una squadra che ha voglia di misurarsi e di andare a raccogliere le sfide dei tempi che corrono. Guardate ai giovani non soltanto al futuro ma anche al presente. Chiedo un atto di coraggio il 12 giugno perché è lì che determineremo la città che sarà per i prossimi anni. Grazie Di Nardo. Coccio, anche lei. E dunque noi puntiamo su una cosa essenziale, sull'orgoglio ortonese. Ortona deve tornare ad essere rilevante nello scacchiere regionale. Oggi siamo all'irrilevanza assoluta e questo non ci consente di poter dialogare con le istituzioni superiori per consentire ad Ortona di avere ciò che merita, una crescita economica, uno sviluppo sociale importante. Pensate che Ortona ha perso 1.000 abitanti negli ultimi 4 anni. Noi abbiamo messo insieme le migliori risorse umane e programmatiche affinché si possa incrementare l'area produttiva. Terra. Allora, votate Francesco Terra e mettete la croce sul simbolo Ancora Italia, perché siamo gli unici che si presentano con una lista ben assortita di persone per bene e colte, persone che hanno delle deleghe e delle specifiche competenze. E sono le uniche persone di tutto il resto del panorama della campagna elettorale, sono le uniche che hanno come me l'unico scopo del benessere di tutti i cittadini.